Facciamo un senso unico alternato, lo regolamentiamo con i semafori, manteniamo il limite di velocità a 10 km/h, premettendo sempre che non c'è un pericolo di crollo immediato, riapriamo il tratto di strada in barba ai cretini che hanno, diciamo, sottoscritto o lanciato queste provocazioni, di andarlo a chiudere, perché hanno rovinato l'economia di Aspra e sicuramente creato dei danni enormi, enormi a tutti i comuni limitrofi della zona. Però, non avendo niente da fare, uno giustamente si organizza in questi termini. La cretinata non sta nell'iniziativa, ma nel pensare di volere chiudere un conto quando non ci sono documenti che diciamo, legittimano il crollo immediato. Per me ogni iniziativa politica può essere bella, però se non c'è un documento che mi dice che sta crollando, è una stupidaggine. E allora mi sono sentito di essere un po' costruttivo e dire alla provincia, visto che voi per ora diciamo brancolate nel buio, mettiamo due semafori alternati. Una volta passa il libro di Bene Aspra, una volta passa il libro di Bene la Giorazzi. Non parla nessuno e nessuno prende posizione e anche Bagheria non prende posizione, ma quantomeno uno ha logica, ci vuole una soluzione. Non avete idea, aspetta, io intanto me la metto sul tavolo, poi mi dite se si può fare o non si può fare. Intanto io la metto sul tavolo, perché se quando mi sconfiggono nessuno si interessa. Ho parlato con il dottore Oliveri e mi ha detto Paolino, se non finiscono le piogge non possiamo intervenire. Ah, ma non ho detto, senti, ripristina il tutto che abbiamo ripristinato, tanto sul gruppo di 15 giorni, e alle 15 giorni devi intervenire. Mi ha detto che si apre oggi, cioè. No, già, hanno fatto, devono sistemare ho mandato, ho fatto un atto di indirizzo dove ce n'era necessità al geometra Tradotto per fare mandare le lettere a tutti i proprietari terrieri che confinano con la scuola. Entro 3 giorni, se loro non puliscono, faccio un'ordinanza io d'imperio, entro con la pala meccanica, quella che abbiamo utilizzato a Villa Mestre, quella che scava per piantare le piante. Ma allora si può pensare. No, no, e scavo pure là, così Mimmo Besson ci fa la fotografia e poi la madre dice chissà che cosa sono. No, per fare pulire, fare lo stagliafuoco anche in quelle zone là. Anche lì. Perché se non puliscono le persone, diciamo, che abitano i confinanti, i topi stanno nelle macchine, nel senso che stanno in zone, diciamo, dove si possono riparare. Mentre invece tutti questi proprietari devono ottemperare all'ordinanza che io faccio. Ma se non lo fanno loro ci vado io con la pala meccanica, quindi per fare la invita. Invita. Sai che mi eccono? Se cristiani. Mettiamo uomini. Consigliere Tonino, guarda che sono più disposto di insultare la Repubblica e gli farò conoscere le persone che pensano di giocare fanno questa amministrazione, la procura dall'Inter, i tribunali, glieli faccio conoscere. Scusa, ma mi stai minacciando, Paolo? Cioè, no, non ho capito, perché mi sento una minaccia. È già 2 volte che mi stai... Se mi minacci, me lo dico. Ma mi ha citato? Mi ha citato? Consigliere Domino, vogliamo continuare? Allora, lo scorso consiglio comunale, il consigliere Fontana Bene ha sollevato una problematica che ci ha rivelato sulla fermata del treno. Sì. Quindi io chiedo al sindaco se non c'è per questa fermata delle ore 7, se è possibile giustificarla, perché è veramente dei disagi, ha detto bene lui la volta scorsa. Io volevo se c'è una risposta in tal senso. Ho fatto la nota e questa nota voi la trovate sempre, credo, da Cecchini. Credo che l'ho fatta con Cecchini o comunque, insomma, forse con la segreteria l'ho fatta per ripristinare la fermata, perché in realtà avevamo le idee confuse se era la corsa che era stata soppressa o la fermata.
abbiamo fatto l'indagine e hanno soppresso o 4-5 fermate, tra cui quella di Figueras. Sì, sì, sì. In realtà non ne hanno soppresse soltanto una, ne hanno soppresse due. Ne hanno soppresse due fermate. Ho chiesto al direttore di Trenitalia di ripristinare la fermata. Ad oggi loro ancora non hanno risposto. E allora ho mandato la stessa nota al capo della provincia, quindi a Orlando e anche ai Musumeci, perché voglio intervenire politicamente, in quanto le ferrovie dello Stato funzionano così in Italia. Le ferrovie dello Stato, Trenitalia oggi, prendono sussidi soltanto dalla Sicilia.